Troveremo faccia a faccia col pallone jugoslavo. Le ultime volte che li abbiamo incontrati è stato per noi un mezzo disastro. 4 gol ha beccato la nazionale maggiore, 5 l'olimpica, quanto basta per riservare ai nostri vicini di casa la massima considerazione. Ecco perché siamo stati a Belgrado per dare un'occhiata. Ci siamo infilati in questo corteo che portava allo stadio della Stella Rossa, la più popolare società calcistica, e uno della nostra truppa ha detto: sembra un corteo del 68. La Stella Rossa doveva ribaltare la sconfitta subita in Svizzera dal Basilea. Siamo naturalmente in Coppa Campioni. Tra i 100.000 presenti anche il CT jugoslavo Milan Miljanic, una specie di santone nazionale cui è stato affidato il compito di portare la Jugoslavia a livelli finora mai raggiunti. Gli slavi, e lo sanno gli addetti ai lavori, sono tra i giocatori più ricercati del mondo. I migliori lasciano il paese dopo aver compiuto il 27esimo anno di età e vanno a spasso per l'Europa, anche negli Stati Uniti, tra i Cosmos per esempio, a cercare soldi. La Stella Rossa ha vinto con 2 gol, uno di Repcic, grazie anche ad una patria del portiere, e uno di Jajanin, due tipi che, gol a parte, potrebbero far molto comodo in questa settimana al signor Miljanic. Questo, in effetti, non ha le idee molto chiare circa la formazione che dovrà impiegare sabato a Torino. Ce lo ha ripetuto in modo così ossessivo da provocare sospetti. Pretattica, ci siamo chiesti. Ma è probabile, perché Miljanic è una vecchia lenta. Come molti suoi colleghi ha guadagnato pane all'estero, è stato prima il super trainer della Stella Rossa, 4 scudetti e 3 coppe, è stato grazie alla sua esperienza che il Real Madrid è tornato in auge negli anni scorsi. In Spagna Miljanic ha vinto un paio di campionati e oggi non gli resta che mettersi al servizio della patria, ma la patria ingrata lo ha privato dei suoi migliori elementi chiamati al servizio di leva. Perfino quel famoso Susic, che ci ricordò 3 gol l'anno scorso, non potrà essere impiegato. Però è football, non giocherà sicuro, non giocherà Petrovic, non giocherà Zaev, non giocherà Šuljak, non giocherà Šliškovic, non giocherà l'equipo completo. Y más tres suplentes. Es situación nueva y por esto no tenemos preocupación. Tenemos mucho respeto del fútbol italiano, ante todo de Squadra Azzurra, de mi compañero Persot. Que pero... si lamenta siempre, più di lei. No, estamos colaborando muchos años, pero no tenemos miedo. Salimos con estos chicos jóvenes. Ecco, avete visto, una via di mezzo tra Paron Rocco e il vecchio Puricelli. Con tanti problemi viene subito da pensare al nostro CT dal volto umano, Enzo Berzotti, il quale, pure lui, ha mille gatte da pelare tra assenti più o meno qualificati e presenti più o meno in forma. Qui, in Jugoslavia, un CT se la prende invece sorridendo. Ecco, avanti per Opa Settepane. Diremo, Settepane, diremo! Lei è molto più allegro di Berzot, che si lamenta sempre invece, anche quando gli manca soltanto un giocatore. Però è una cosa differente, perché a me falta la prensa italiana, che è durissima. La prensa italiana? E a questo punto parte un copione che pare scritto da Berzot: la colpa della stampa italiana, troppo critica, addirittura la più severa del mondo. E per quello che lei non verrebbe mai in Italia? No, ultimo 6-8 anni e la Squadra Azzurra ha fatto un progresso fenomenale. Hecho super éxitos. Después 74, llegó 78, un triunfo de fútbol italiano. Squadra Azzurra demostró un fútbol fantástico. Y después... Negli ultimi 7-8 anni l'Italia è migliorata moltissimo. Football fantastico e via dicendo, insomma, un concerto di violini per gli azzurri, vittime spesso dei giornalisti. Senta, ma lei pensa in questo momento l'Italia più forte della Jugoslavia o no? Penso che sì. Sì, certamente, Italia favorita, noi ci accontentiamo del secondo posto. Si era parlato nei giorni scorsi delle sue dimissioni. No, sono cose nostre interne e per questo non mi gusta declarare. Preferisco non parlare degli affari di casa nostra. Cosa succederà a Torino, signora Miljanic? Sarà per noi difficile, l'Italia è un favorito qua. Sì. Sì, però nessuno non tenevo miedo, stiamo per giocare. È diplomazia anche? No, diplomazia, è una realtà deportiva. Sì, ok. Ci vediamo a Torino. Sì, bueno, grazie. Ciao. E così ecco la sparata pubblicitaria di Miljanic. Allora avete capito quanto siamo tenuti da queste parti.
Me ne voglio di credere che Miljanić ci abbia magari preso un po' in giro. Certamente ha nascosto parecchie carte perché, lui dice, di formazione neanche parlare. Poi però, come vedete, è andato a parlare ai microfoni del suo paese, è diventato serioso e, accidenti, non sappiamo neanche una parola di slavo, ha rassicurato la nazione sulla prossima trasferta dei suoi. Insomma, a Torino Miljanić potrebbe riservare parecchie sorprese per sé, visto che, lui dice, non conosce i suoi, ma anche per i nostri, che invece conosce benissimo.